Operazioni dei carabinieri, arrestati due pregiudicati. Caso Ruggi, parla Saponiero. Comunali Battipaglia, conferenza stampa di Landolfi e di Lanaro. Allarme criminalità deboli, SOS al prefetto. Padula, progetto fumetto genealogico. A Mercato San Severino i carabinieri hanno tratto in arresto un 56enne del luogo in ottemperanza a un provvedimento di espiazione della pena di anni 5 a seguito di condanna per estorsione e tentata violenza privata, reati commessi tra il 2005 e il 2007 nella provincia di Ancona. A Pellezzano invece i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 62enne del luogo in ottemperanza a un provvedimento di espiazione della pena di anni 1, mesi 2 e giorni 11 di reclusione emesso a seguito di condanna per rapine e lesioni personali, reati commessi nel 2013. Entrambi gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Salerno. La stazione di Castel San Giorgio ha identificato gli autori del danneggiamento di un'ambulanza della Croce Rossa Italiana avvenuto lo scorso 8 aprile parcheggiata nel piazzale della scuola media. Attraverso l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza è stato possibile risalire a due dodicenni del luogo, i cui genitori hanno manifestato la volontà di risarcire il danno. A Siano e Fisciano i carabinieri hanno segnalato, quali assuntori di sostanze stupefacenti, un pregiudicato di 32 anni e un operaio 22enne che, a seguito di perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish. Si sono presentati quasi in contemporanea Luciano Brigante, Renato Saponiero e Annarita Iannicelli a Palazzo di Giustizia per rispondere alle domande del GIP Boccassini e ciascuno dei tre indagati dell'inchiesta Aragon su un presunto giro di mazzette per bypassare le liste d'attesa ed essere operati in regime solo apparentemente di intramenia, ma di fatto gravando sul sistema sanitario nazionale, ha parlato per oltre un'ora chiarendo la propria posizione. Il primo ad entrare nella stanza del giudice per le indagini preliminari è stato il capo dipartimento di neuroscienze dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Saponiero, l'unico a non essere destinatario di un provvedimento restrittivo, ma solo di una sospensione dall'incarico di capo dipartimento per 9 mesi. Accompagnato dal suo legale di fiducia, Saponiero non solo ha dichiarato di essere estraneo a qualsiasi contestazione, ma anche di non aver mai avuto alcun interesse o vantaggio, diretto o indiretto, nella gestione degli interventi in intramenia, che non dipendono dalle sue competenze. Saponiero è accusato di abuso d'ufficio in quanto, pur essendo stato messo a conoscenza di quanto accaduto, non avrebbe mai denunciato nulla. Per la Procura di Salerno, dunque, Saponiero avrebbe omesso di esercitare i suoi doveri di attivazione del procedimento disciplinare di denunciare il primario di neurochirurgia. Secondo quanto raccontato da Saponiero, invece, le cose sarebbero andate diversamente. Lui avrebbe chiesto ai due medici di mettere tutto nero su bianco e loro si sarebbero rifiutati. E non solo, ha anche riferito al GIP che ci sarebbero stati altri medici, 7 in totale, che erano a conoscenza dei rumors che circolavano sul presunto giro di mazzette. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa presso la sede provinciale del Partito Democratico di Salerno in via Manzo di Nicola Landolfi, segretario provinciale del PD, e di Enrico Lanaro, candidato sindaco di Battipaglia. Sono stati chiariti gli equilibri politici rispetto alle elezioni amministrative della città di Battipaglia. Presentiamo la candidatura a sindaco di Enrico Lanaro, che sarà il candidato del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Battipaglia. Si tratta di una gran bella candidatura, di un esponente della cosiddetta società civile, un medico, un veterinario, un imprenditore che ha dato prova di sé nelle sue attività professionali, che si è messo al servizio di un progetto politico importante, anche in modo semplice, in modo umile, decidendo di partecipare alle primarie del marzo scorso, che lo hanno visto vincente, e intorno a lui si è costruita l'unica vera coalizione di partiti, non solo di liste civiche, che si presenta in asse di partenza in una delle città più importanti della Campania. Battipaglia è sicuramente la città più importante insieme a Salerno, dove voteremo la prima domenica di giugno.
risultato anche per certi versi a sorpresa, diciamo, quello delle primarie con il PD che però ha rispettato in pieno il verdetto degli elettori. Ma non è un risultato a sorpresa, c'era una possibilità su quattro che vincesse Lanaro, ha vinto Lanaro, l'elettorato del Partito Democratico si è diviso in quattro. Uno dei motivi per i quali abbiamo fatto le primarie era il fatto che non eravamo riusciti a venire a capo di una candidatura unitaria. Abbiamo fatto le primarie che sono state decise e condivise da tutti, non solo dai candidati, ma anche dalla coalizione. Il Partito Democratico rispetta le primarie, quando le fa le rispetta. Spesso ci viene imputato che non le facciamo, a maggior ragione quando riusciamo a farle è dovere di tutti rispettarle. Chi non le rispetta? Ma chi non le rispetta si prende la responsabilità di non farlo e niente, decide di andare via, di scegliere una strada di autonomia, di uscire di scena, di prendere le distanze da un partito, da un progetto, da un sistema anche di relazioni che è fatto con altre forze politiche. Noi però fino alla fine, fino alla presentazione delle liste, insisteremo, abbiamo la testa dura, è il nostro dovere. Noi ci candidiamo per unire Battipaglia. Battipaglia è una città divisa, profondamente lacerata, che ha bisogno di pace, ha bisogno di serenità, e credo che anche quelli di noi che si occupano di politica debbano lavorare fino alla fine, cioè fino all'ultimo secondo utile prima della presentazione delle liste, per ricomporre, per unificare anche quelli che adesso legittimamente hanno qualcosa da dire e da contestare. Oggi ci mostriamo insieme al PD e insieme siamo due unità della coalizione del centro-sinistra. Succede oggi per una serie di fenomeni e tempistiche che legati a piccoli particolari, ma verosimilmente questo incontro era già pianificato per anche prima, a dire il vero. Poi una volta io, una volta il segretario cittadino o il provinciale, vedo il seguito, più dei meccanismi che dovevano risolvere, hanno fatto sì che siamo arrivati a questa data. Definite anche il numero delle liste, insomma, i candidati, a che punto siete? Definiti il numero delle liste, sì, siamo ancora un cantiere, a dire il vero, proprio perché è da lì il fatto che abbiamo dovuto un attimo temporeggiare, e questo per almeno tutta quest'altra settimana. Sicuro esiste le tre liste Lanaro e la lista del PD. Non è mancato qualche episodio di tensione e la testimonianza di una città profondamente divisa, come diceva il segretario Landolfi, o sono gesti tutto sommato isolati per quanto condannabili? Non ho vissuto personalmente nessun evento di questi, soprattutto sulla mia persona. Sulla mia persona una sola volta ho avuto un po' di disagio, che era il giorno di Pasqua. Questa no, era prima, era il giorno delle palme, con quella scritta che tra l'altro era basata sul falso sul centro della città. Mi dava fastidio anche proprio l'imbrattamento di quell'arteria cittadina. E per il resto no, non abbiamo mai vissuto aria di tensione, io personalmente mai col PD, né cittadino né provinciale, quindi nel modo più assoluto. Furti in centro e in periferia, sparatoria a Rione Pescara. L'assessore alla sicurezza Armando Daniello chiede al prefetto la convocazione del comitato per l'ordine pubblico. Siamo di fronte a un conflitto a fuoco tra bande rivali, esordisce Daniello. È un episodio che costituisce un segnale di grave allarme per la nostra comunità. La guerra tra pusher preoccupa Daniello e l'intera amministrazione comunale. L'assessore però plaude al lavoro svolto dal capitano Cisternino e dai carabinieri. Hanno operato con grande efficacia e grande tempestività. Un secondo plauso va ai vigili urbani e alla polizia stradale, protagonisti di una maxi operazione contro oltre 2000 revisioni fittizie di auto nella Piana del Sele. La professionalità delle forze dell'ordine non è in discussione, precisa Daniello, così come evidente a molti il numero esiguo di agenti impegnati sul territorio. Più carabinieri, più poliziotti in strada. Questa la prima richiesta che l'assessore Daniello e il sindaco di Eboli Cariello rivolgeranno al prefetto di Salerno. A preoccupare per la situazione di degrado è la zona di Campolongo. Lunga la fascia costiera e Pineta sta per aprirsi la stagione estiva.
Sabato scorso hanno avviato le attività i primi stabilimenti balneari. La Marina di Eboli però è in ostaggio di malviventi, spacciatori e prostitute. Per questo motivo l'amministrazione comunale si sta dotando di una rete capillare di videosorveglianza. Stiamo poi controllando gli stranieri presenti sul territorio, precisa l'assessore. L'attenzione è quindi puntata sul centro storico della città, dove la presenza di stranieri è più marcata. Si è tenuto lo scorso sabato a Padula, presso la sede del Museo del Cognome, la presentazione del progetto Fumetto Genealogico, un'iniziativa promossa dal direttore del museo Michele Cartusciello con la collaborazione del fumettista valdianese Emanuele Sabatino. L'obiettivo, come è stato ribadito dal direttore del museo, è quello di far avvicinare alla propria storia di famiglia appassionati e pubblico in maniera originale e creativa. Dalla presentazione è stato ribadito che il fumetto genealogico è un libro che ripercorrerà avvenimenti di vita legati alla storia dei propri discendenti con immagini e parole. Sempre nella serata di sabato, l'evento della presentazione è stato trasmesso in streaming per tutti coloro che vivono all'estero. La serata è stata conclusa con gli interventi di Alessandro Bovino e Gabriele D'Apolito, entrambi esperti di genealogia campana.